Fai attenzione, l'olio andrebbe utilizzato solo a crudo, altrimenti potrebbe essere pericoloso per la tua salute. Ma è vera questa cosa? Cioè, l'olio a crudo è meno calorico e più sano rispetto all'olio cotto? Te ne parlo con il video di oggi, ma prima di tutto fammi sapere nei commenti se prediligi l'utilizzo di olio a crudo oppure cotto, magari facendoti un bel soffritto. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. Da un punto di vista meramente calorico, non c'è alcuna differenza tra l'olio crudo e l'olio cotto. Invece, dal punto di vista salutistico, ci potrebbero essere delle differenze, perché l'olio, quando è sottoposto ad elevate temperature oppure a cotture prolungate, potrebbe ossidarsi oppure formare composti potenzialmente dannosi per la nostra salute, come ad esempio la creolina o l'acrilammide. Però tutto questo dipende anche dalla tipologia di olio che utilizziamo in cottura. Per esempio, ci sono oli ricchi di grassi monoinsaturi che sono molto resistenti alle alte temperature. Sto parlando ad esempio dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di girasole alto oleico oppure dell'olio di arachidi. Invece, gli oli ricchi di grassi poliinsaturi tendono a ossidarsi molto facilmente quando sottoposti alla cottura e quindi andrebbero utilizzati solo a crudo. Sto parlando ad esempio dell'olio di girasole classico, dell'olio di mais, dell'olio di soia oppure dell'olio di semi di lino. Morale della favola, quindi: l'olio va benissimo in cottura, l'importante è utilizzare gli oli che resistono alle alte temperature, come ad esempio il nostro amatissimo olio extravergine di oliva. Spero che questo video ti sia piaciuto e che abbia in qualche modo arricchito il tuo bagaglio culturale, perché ricorda, se il tuo obiettivo è dimagrire in maniera definitiva, mantenere i risultati di salute nel tempo, non devi solamente fare quelle dietine restrittive che non ti insegnano niente. Tu devi essere consapevole al 100% delle scelte da fare a tavola. E a me capita di sentire molte donne che pensano di mangiare bene e poi però il peso non scende, tutti i problemi patologici non migliorano, la pressione arteriosa non si abbassa, il colesterolo non migliora, la glicemia non si abbassa. Perché? Perché probabilmente in realtà non stai facendo le azioni corrette che dovresti fare per nutrire il tuo corpo in menopausa. Ed è quello che io insegno nel programma di coaching, il metodo Menopausa Insieme, dove aiuto le donne a dimagrire in velocità, però sempre in salute, ma soprattutto dove a queste donne faccio raggiungere i risultati in maniera definitiva. Perché se i risultati non sono definitivi, poi è tutto inutile. Mi raccomando, spero che questo video ti sia piaciuto e prima di andare via fammi sapere nei commenti se prediligi l'utilizzo di olio cotto oppure dell'olio a crudo. Sei in pre e post menopausa e desideri dimagrire con tutta te stessa? Fai come hanno fatto le oltre 600 donne che ad oggi abbiamo aiutato e inizia il metodo Menopausa Insieme. Ho preparato un video che ti spiega tutti i segreti per dimagrire in menopausa. Guardalo, l'iscrizione è senza costo. Trovi il link nel mio profilo.